Chi è? Prego. Scusa amico, ma un passaggio per noi non è possibile. Dovrei andare a fare un po' di Un passaggio per? New Haven. Per New Haven. Ah, buonasera. Raga, abbiamo un ospite. Buonasera. Ci dobbiamo assolutamente buttare nell'atto 1. Perché l'altra volta, raga, siamo rimasti che i tizi che ci hanno salvato dopo quell'esplosione nella cassa infetta sono stati attaccati dai razziatori. E quindi ora dobbiamo andare a liberare Earl al villaggio dei razziatori, che noi sappiamo essere delle cattivissime persone, anche se... Allora, intanto qua già ci stanno dei cattivoni razziatori. Però sono cattivoni e razziatori. Vattene, loro vogliono che me ne vada, ma questo è solo un invito proprio a nozze. Ah, no! Bellissimo! Ti è schiattati sotto al container. Ah, c'è un cecchino là sopra, eh. Ah, Madonna mia, io mo mi metto a piangere, bro. Di che cosa parlavamo? Di che cosa parlavamo? Di che cosa si parlava se non di verticalità nel design? Di che cosa... Ma ah, vabbè. Bravo, basta. Basta, perché poi se no parliamo sempre delle stesse cose che si fa. Ma in realtà qui c'è anche... C'è sempre il nostro dottor Diego, anche dietro le quinte. C'è un grandissimo ospite qui, raga. Che io spero che un giorno potrete conoscere, vero dottor Diego? Per ora resta dietro le quinte, vuole solo apprezzare questa cosa, spero apprezzare questa cosa. Sì, tutto ciò siamo in questa location che ricorda molto la discarica, che è piena di razziatori. Poi ci stanno queste cose che secondo me se le faccio attivare, cioè... Io prima ho premuto il tasto azione per romperla, ma magari voglio vedere se effettivamente... No, chiama proprio i razziatori. Assolutamente. Oh, sei tu, perché te ne stai lì con le mani in mano? Vieni, aiutami. Che devo fare? Dobbiamo sfondare, aiuto. Ci dobbiamo buttare. Anche ero. Sempre, li sento parlare, ci siamo quasi. Ok. Ci sono altri che hanno C'è chi sta ancora al lavoro a fare gli scontrini, eh? Ci sta Luca. Ok, questa è una cosa un po' bruttina. Questi, negli NPC si sono buttati ignorando tutti i nostri alleati. Questa... realistico. Vabbè, e qua mi sa che siamo proprio nel breakdown. Stallo alla messicana. Guarda chi c'è, così avete avuto il coraggio di presentarvi proprio nel mio nascondiglio. Lascia stare il nostro uomo e ce ne andremo senza che nessuno si faccia male. Beh, non credo proprio. Ma io tengo la pistola. No, non lasciare vivo nessuno. E chi sei proprio il primo a morire, aspetta. Ecco qua, eh. Proprio il primo a morire sei proprio tu. What? What? Tutto a posto, gli di dosso. Ce la Il facciamo. ci aveva avvisato, bisognava farsi colpire dalla spaccatesta. Ah, ok. Ah, ok, quindi non era una cosa scriptata. Ci stanno facendo scavare la fossa, bellissimo. Dacci dentro con la pala, continua a scavare. Ehi, ho, ehi, ho, forza, dacci dentro. Poverino, ci vorrebbe un trunk shot alla Tarantino. Dobbiamo fermare Earl, vada lui e portagli qualcosa che ti ricordi del suo passato. Ok, vediamo qua che c'è. Ehi, fratello, ho capito. La tua ragazza e tuo fratello sono morti in quell'incursione, ma non è una buona ragione per lasciarci. E perché diamine hai sparato a quei mercanti? Non va bene, amico, proprio per nulla. E questa è casa di Earl? Immagino. Ispeziona la casa. La foto mostra Earl da giovane mentre abbraccia una ragazza e un ragazzo. Indossano tutti una corazza spinata nera. Proprio come quella dei razziatori nella discarica, quindi Earl era un razziatore. Al diavolo, sì, hai ragione, anche le persone come lui, ma come te possono cambiare soprattutto. È meglio risparmiarlo, eh? E
È una fortuna che le ti abbia dato retta, no? Non possiamo però lasciare andare quel malvivente. Va a prendere la benzina dal capanno. Ho un'idea. Tarantino, secondo me sa fare le iene. Ora gli facciamo fare un bagno nella benzina, tipo. Parla, so. Non so nulla, non so nulla. Continuate a farlo girare finché non parla. Oh, questo è ancora meglio. È ancora meglio questo. Moto di fornita. Fantastico. Parla, infame, parla. Qua bellissimo, ok. Ah, io sono fortissimo comunque, con sta cosa. Comunque molti chiedono come stai, come va. Ah, raga, tutto bene, qua davvero tutto bene. Avete visto, c'è stato un attimo di fermo nella scorsa settimana nelle pubblicazioni, proprio perché, diciamo, questo... Non sono stato a casa, fondamentalmente. E... Quindi sì, ho visto mia nipote, vi dico proprio la verità, la mia piccola nipotina è davvero tanto carina e ho visto poi tante persone che non vedevo da tanti anni. È stato rilassante, in certi versi anche stancante. In Austria si mangia molto presto e si va a dormire molto molto presto, vi dico la verità. Però mi sta aiutando a tenere uno schedule, sì, un ritmo anche qui, è una cosa molto importante. E per il resto stiamo lavorando per il canale, sempre dietro le quinte. E in questo momento in realtà non sono neanche a casa mia propria. Ci troviamo proprio, sì, dal il famoso, la famosa Bat Turbo Caverna post-apocalittica. Noi ci siamo installati in questo momento a casa sua. Perché ci sono delle bestie mitiche da dover guardare che sono molto pericolose. E ho bloccato qui. Alcuni ricorderanno la vecchia gatta. Ah, ecco qua. Il tuo amico ha portato qui un mucchio di zombie. Cercami nel pozzo quando finisci di scacciarli. Mi nasconderò lì. Appena esco, sei morto. Ok. Mi sa che non ne è uscito più. Aspetta, dove ha detto? Nel pozzo, ok. Sì, Cece dice questo perché giustamente nel trailer hanno fatto vedere la botola che c'è nella missione del pozzo. Ecco qua il nostro amico che... Addio, adios. Carino, eh? La PC è molto carina. E non sembra un gioco da telefonino. Però tutta questa cosa basilare in apparenza, secondo me, si ricollegherà alla lore più grande. E le cose che ora ci sembrano molto banali, secondo me, lo sapevo, non avrei dovuto fare nulla con quella dannata cassa. Hai bisogno di quel dannato carico? Cercalo al motel. E questa dovrebbe... Per ora qua è tutto tranquillo. Raga, dobbiamo fare un live comunque dove gioca Deep, eh. Una delle prime cose che faremo sarà io che ho provato. No, ti devo far farmare il bunker tipo nudo. Solo col piede, tipo, anzi, lo facciamo decidere ai ragazzi e alle ragazze qui che ci siamo. Sì, il mio linguaggiante che posso portare. Qui ci muoio, non te ne starai lì a guardare, vero? Ma quasi quasi. Guarda, prima abbiamo detto al nostro amico di no. Quindi voglio essere fedele a quello che ho fatto. Ti ho fregato. Il sottomarino. Il sottomarino. E noi in realtà ci sta, giusto? Giusta osservazione. E infatti anche quello, secondo me, c'entra. Che è collegato ancora ad un altro particolare, proprio un piccolo particolare. Dice, mo le penserete tutte, ma non capirete proprio alla cosa specifica a cui mi sto riferendo. In realtà un po' di l'ho spoilerato stesso io prima parlando, eh. Ecco qua. Vediamo se questo è semplicemente un sotterraneo preso e buttato da un'altra parte, oppure se hanno fatto un design ad hoc. È il secondo, no? È nuovo, mi sa, sì. Eh sì. Ok. In pratica la punta della maschera mi preme sulla punta del naso. Mi pizzica, mi sta facendo venire per qualche stranissimo motivo da starnutire. Che sofferenza. Che brutta storia, raga, mamma mia.
Mamma mia, che brutta storia. Aspetta, scusate un attimo, eh. Oh santo Dio. Ma che soddisfazione, non mi sto mettendo le dita nel naso, tranquilli. Subito l'occhio dell'esperto. No, ma non ci serve il Voltrick qua, eh? Sono dei due azzannatori del cavolo. Era giusto per stare là. E se non sai come fare il Voltrick, puoi trovare la guida nei video del canale. Amen. Voltrick con Zojas Gaming. È vecchissimo però, mi sa, fai quel video. Era tra i primi del canale, però vale sempre, Raga, andate subito a vedere, lasciate like qui e pure lì, oppure vediamo un attimo assieme mentre tiriamo il giveaway. Qui Jane, qualcuno riesce a sentirmi? Aspetta, voglio vedere prima la cassa, è bloccata. Jane, ti sento qui Gonzo. Hai la cassa? Splendido, tieni duro, stiamo arrivando. Zombie su zombie. Ok, ah, questo è un bel classico dei videogame che fa sempre piacere vedere. Finiti? No, grassone, azza. Un grassone vestito da slasher, ma che sono sti zombie? Gente, aiutate il sopravvissuto, bellissimo! Da survival! Che giornata, sono felice che tu stia bene. Vieni a trovarmi al distributore di benzina, parleremo del pagamento. La galleria dietro di noi arriva fin lì. Okay. Devi assolutamente giocare alle slot. Non ti deluderanno. Ah, ok. Non è semplice. Vabbè, ah, non ce la faccio a parlare dai, oggi. Dai, ce la puoi fare. Andiamo. Gira la manovella, per favore. Oh, gira la manovella, per favore. Va, guarda, si scoccia pure. Ma va, continua a chattare, va. Perché i tuoi amici virtuali. Ah, ok, quasi comprano i tappi. Dai un'occhiata attorno al distributore. Ah, ok, questo è il tutorial. Se hai bisogno di qualcuno che sistemi la tua carrozzeria, saremo felici di aiutarti. Porta la vernice e al resto penseremo noi. Qui si riscattano le skin. Benissimo. Metti i tappi qui dentro, tira questa leva e vinci. Prova, è tutto equo. No, ma ti dico io che lo so come funziona. C'è un metodo, diciamo, che dovrebbe massimizzare l'opportunità di beccare un jackpot o tappi. Zona VIP. Ah, grazie. Se non mi fa entrare farò a pezzi questo posto. Trasporto molto raro. Osserva il VTT. Questo è come faranno vedere il VTT ai nuovi. Quando avrò finito con questo splendore, ti porterà ovunque tu voglia, persino al nord. Prendere delle salsicce. I ragazzi hanno scassinato la serratura, ecco la tua parte. Finalmente. Ah, ok, ottimo, questo è ottimo. Questo è ottimo perché subito ci servono, sappiamo che ci serviranno i ticket per la missione finale. La tessera magnetica del bunker Alpha. È lì che hanno rubato la cassa. Il mio vecchio Marine. Ah, va buone, ah. Il mio vecchio amico Marine conosce delle persone affidabili. Andiamo ad organizzare il colpo. Ok. Gari, capito? Che cazzo è successo? Trova il tiratore. Ok, c'è un cecchino. Dove cazzo sta qui? Ah, ecco. Ehi, scusami. No, ma come scusami? Ho pensato che fosse uno zombie. Ma quanti zombie stanno con la pistola qua nella post-apocalisse? Infatti, hai messo anche tu occhio sui tesori nascosti del bunker, i tesori militari. Il bunker Alpha, so come arrivarci e ti ci posso portare. Te l'ho detto, ci sono una montagna di armi ed equipaggiamenti, abbastanza per l'intero cratere. Oh mio Dio. Cosa? Cosa? All'improvviso. All'improvviso Lord Drop. Wow. Ma forse New Eden è proprio il cratere? No, Dragonite, non è. Cioè, abbiamo finito il primo giveaway, ma ce ne sono altri. La trama si infittisce. Oh, la mia testa! Abbiamo bevuto troppo, forse ci hanno drogato. Scopri dove ti trovi. Lo sai che sono sempre malpensante io. Guarda chi c'è. Tu hai l'idea di venire con un trattore? Vado a cambiare l'acqua alle olive e poi torneremo indietro. Sarai tu a spiegare a Gini cosa è successo. L'acqua alle olive. Aspettate. Vabbè, inutile che prendo sta roba allora. È uno degli amici del Marine. È ubriaco, fradicio o forse sono morto? Probabilmente la seconda. Bene raga, ok, tutto a posto, siamo tutti a posto, possiamo esaminare il trattore, ci riequipaggiamo un bel piede di porco.
che mi dici di questo trattore? Tra poco ci siamo. Un nuovo giveaway. Tra poco sì. Come diceva mio padre, che inizia a bere e non smette più. Parole tante. Ieri sera è stato divertente, ma dovresti fare pulizia. Sono fissati questi qua a farci pulizia ogni tanto negli eventi. Ripulisci. Dobbiamo ispezionare la casa del cuoco. Quella era casa di Earl, questa è la casa del cuoco. E questa è casa di Dottor Dino. Oh, tacchini! Qualcuno sta mangiando i miei tacchini nel sotterraneo. Maledette volpi, sono davvero una spina nel fianco. Devo scendere a fare piazza pulita. Per fortuna ho fatto fare qualche copia in più delle chiavi. Continuo a perderle. Ok. Ecco qua, le chiavi nella borsa. Questa è proprio la borsa tua, fra. È bella, signora mia. E tu sei proprio il tipo che avrebbe dei tacchini in casa, non so. Ah, un tacchino selvatico. Viscido. Sei tutto azzeccato un po', eh. Ma perché il tacchino? Sei un tacchino zombie questo. ATP Parts, you can win. Trasmissione. L'insegna del distributore. Di un distributore, perché giustamente forse nella lore della post apocalisse non c'è, capisce, è proprio il franchise. Grande accoglienza. Non pensavo di rivederti dopo quello che è successo ieri sera. Fra, ma ti sei visto i miei video, bro? Tu perciò sei vivo, minimo, perché ti sei visto i miei video. Parla con la guardia nella zona VIP. Siamo temporaneamente chiusi dopo l'incidente della scorsa notte. Ok, scusate, non sei sulla lista. Non è vero. Sempre, bro. Mi devono solo fare lo zaino nel gioco. Non ti ho mai vista seduta. Eccoti qui, devi rimediare al casino che hai fatto ieri. Io. Ieri Leroy e un paio di altre persone sono andati all'autostrada, ma non sono più tornati. Bene. Vai verso la... Vedere che lo zio Bitti ci aveva indovinato. Ah, qua guarda, ci stanno proprio gli agenti zombie morti. Finalmente un po' di coerenza, dai. Un po' più di coerenza ci sta. Quello è rimasto buggato là sopra. Infatti è qui che bisogna andare. Cosa? Così all'improvviso? Ah, c'è la musica. Sta cosa. Meno male. Scopri cosa è successo. È morto un toro. Elimina il toro. Vai verso la fattoria. Ok. Vabbè, non capisco il nesso onestamente tra queste due cose. Però andiamo alla fattoria, dai. Noi ci sbarazziamo del toro che non è il turbo grappa. E ci vediamo. Almeno facciamo vedere la mano. Bravi. Quella era la mano di Diego, raga, una persona molto importante. Ah, ci toglie solo 20 però in questo caso. Speriamo che li riworkano completamente. Ma caro Leroy, finalmente, credevo che non sarei mai uscito di lì. Quel bastardo cornuto mi ha inseguito fino al tetto. Ero solo venuto a prendere delle scorte per il viaggio. Portami all'accampamento. È ora di entrare in quel bunker. Oh, wow. Dai, facciamo le cose serie. Ah, ora che arrivassi, controlliamo l'equipaggiamento. Ok. Combat gear, questa è la cosa che ci serve. La cassa rossa. Benissimo. Ciò che stiamo per vedere è davvero incomparabile. Mostra di essere in grado di maneggiare un'arma. Bro, ma veramente stai... Ok. Whisky. Parla con il cuoco. Porta di tutto ciò. Ma come mi ingaggio. Ma perché ti servono le pietre? Tanto tipo così da sole. Siamo pronti, bro. Abbiamo portato a termine i preparativi. Ah, ciò significa che dobbiamo andare ad esplorare il bunker alfa, ma prima di farlo è il momento del... Personalmente sono pronto a tutto, ma loro poi si buttano così ad uccidere gli zombie e uccidiamo a tutti, vai. Bellissimo. Guarda, mi si spezza il cuore, bro. Vai, raga, buttiamo tutti a terra, vai. Ok, me li devo sempre trascinare un po', ok. Porta buoni e riceverà la ricompensa. Non so chi abbia inventato questo distributore, ma è molto pratico. Mi sa che Genesi sempre. L'ascensore conduce ai livelli successivi. Penso che dobbiamo salire. Giusto? Scendi al piano successivo. Un tempo uno degli anziani ha definito questa porta il corridoio della morte. Ti suggerisco di stare alla larga dalle pareti.
Andiamo a fare il culo. Vuoi davvero proseguire? Personalmente io non lo farei, ma quanto è bello andare tutti e tre fortissimi là, mamma mia! Vai, raga, vai, a mani nude, vai! Peccato che questa TV si vede un po' più... Hai visto? Un po' più scuro. Però a loro si vede bene, Guarda la mattina stessa. Vai! Quindi continuare la riparata è molto molto E beh, si aspettano solo di sbranarci. Bisogna vedere se il bunker si sbloccherà solo dopo completata questa missione. Se qualcuno ha appena iniziato a giocare, fatemi sapere se potevate già visitare il bunker Alpha anche senza aver completato l'atto. Ok, ottimo. È morto uno. Ma sono un nabone. Senza pietà. Era troppi stream che non morivo. Però, vedi, hanno già molto margine di miglioramento, quindi... No! È vissuto senza paura ed è morto allo stesso modo. È bello però sto fatto che ognuno di loro ha il loro motto quando uno muore. Questo è il modo in cui dovresti vedere lo specialista poi. Ma io sto senza armatura, porca miseria. Sparti ha fatto tutto il secondo piano, quasi il terzo, ma... Ah, Sono ottimo. cambiate le Sei un drago. Grazie, bro. guide. Guardate sempre le guide, c'era Alpha, Booker, Bravo, Voltric, tutto sul E canale. lasciate anche un bel like, raga, eh. Un commentino. Anche su tutti gli altri video che avete già visto. Un like e una visualizzazione per intero del video. Pure se dite, ma che faccio oggi? Ora me ne vado a dormire, sto vedendo qualcosa. Beh, mo metto la playlist di Gonzo in riproduzione, la lascio lì come ASMR, come abbiamo fatto con Diego. Uè, bello! Si chiama... Abbiamo liberato finalmente il marino. Abbiamo perso quasi tutti, dobbiamo andarcene. Possiamo tornare all'ingresso. Troviamoci all'ingresso, sì, immagino di sì. Qui puoi trovare anche alcuni in giro per il bunker. Lui intanto ci sta facendo fare un Proprio il giro. tutorial. Sì, proprio il tutorial delle zone. Qui dove puoi ottenere le merci. Tra Davix, l'idea più bella di tutte. È andato tutto storto, siamo stati fortunati a sopravvivere a questo casino. Sì, grazie ancora, non me ne dimenticherò. Fondamentalmente noi ci metteremo circa 3 reset, no 5 reset, 3x5, per poter completare questo primo atto che secondo me è stata una bella figata. Iniziato molto molto insipido, dobbiamo dirlo, molto molto in maniera aleatoria, c'è cioè questa cassa da trovare che è una cosa molto anonima, dopo, sì, dopo un SOS molto anonimo e random del mercante, che però ci ha portato fin qui al bunker Alpha. Questa trama poi si è infittita sempre di più con persone un po' che abbiamo incontrato, ci hanno salvato, abbiamo ucciso i razziatori, è diventata sempre più dinamica e sempre più action, cosa che mi è piaciuta. Quindi, nonostante stiamo parlando di un tutorial di beginner, secondo me sono 4 ore circa di gameplay, ragazzi. Gratis. Possiamo dire quello che vogliamo, però con tutti gli atti, se sono circa 4 ore, tutti quanti saranno 20 ore di gameplay. Al di fuori di tutte le sandbox. Esattamente, cioè, stiamo su un ottimo livello, secondo me, e quindi io darei un voto 4 su 5, 4 e mezzo su 5. E non vedo l'ora, anzi, che arrivi il prossimo atto. E sì, per ora è tutto. Quindi io mi vorrei ora buttare insieme al caro Deep con un bello zoom che ci. Comunque, scusami, ma solo un secondo. Figura. Palombino in